Le ragioni che determinano lo scoppio della Seconda Guerra Civile sono almeno tre. La prima è la morte di Crasso, che nel 53 a.C. pone fine di fatto all'accordo alla base del Triumvirato, dando l'avvio al conflitto, finora latente, tra le due personalità di Cesare e di Pompeo, divenute troppo forti e troppo ingombranti per una pacifica spartizione dei poteri. La seconda ragione è il riavvicinamento progressivo di Pompeo al Senato in chiave anticesariana. I successi della campagna di Gallia avevano accresciuto a dismisura la fama di Cesare, oscurando quella del rivale, che temeva di essere escluso dal potere. Per questo si riavvicina al Senato, che fa di tutto per ostacolare Cesare, negandogli la candidatura al consolato per l'anno 51 a.C. La terza ragione è la violazione del pomerium da parte di Cesare, che in risposta al rifiuto del Senato oltrepassa in armi il confine del Rubicone, stabilito a suo tempo da Silla, aprendo così le ostilità con Pompeo e con il Senato.